In diretta da Casa Sanremo, nello spazio Book Sprint Edizioni, è con noi Alessio Beardo. Salve. Ciao, buongiorno, benvenuto qui a Casa Grazie. Sanremo, nello spazio Book Sprint Edizioni. Una nuova inchiesta è quella che tu ci proponi quest'oggi, è una nuova inchiesta del nostro, oserei dire, Sherlock Esatto. Holmes. Come nasce l'idea di scrivere questo romanzo? Tra l'altro questo è il sequel perché tu ne hai già scritto un precedente. E com'è nata l'idea? Quando hai iniziato ad appassionarti a scrivere questo romanzo? Da quando ho iniziato a leggere Sherlock Holmes mi sono appassionato all'investigazione, poi perché avevo un modo di spiegare l'investigazione diversa dagli altri investigatori che conoscevo. In che modo? In che modo era diverso? Che cosa aveva di così caratterizzante che ti Non appassionava? particolare sapeva spiegare, sapeva dirti tutto della persona, in base al particolare, un gesto, magari un segno, un movimento, un tipo di. E come faceva? Cioè, quasi con un'intuizione incredibile. No, un regolamento logico praticamente, fatta da una persona vera, che usava questo metodo qua, usava, scientifico. E questo viene riportato in effetti poi nel tuo romanzo. Sì, esatto. Chi è il protagonista del tuo romanzo? Lockman Homas. Che cosa accade? Che cosa fa? Chi è? È un investigatore privato di Liverpool. Come mai scegli proprio queste zone dell'Inghilterra? Perché mi piace Londra e poi perché è la zona di Sherlock Holmes. E la rappresentazione anche di un'ambientazione particolare, ma anche di un'epoca particolare. Esatto, 1945, dopo la seconda guerra mondiale, durante. Scegli quell'epoca proprio perché è rappresentativa, poi insomma Sì. più simile a quella di Sherlock Holmes. Sì, un po' più avanti però più o meno. E qual è l'indagine che svolge il nostro protagonista? Deve trovare una persona praticamente che è sparita da casa sua praticamente. E lui deve indagare e cercare di scoprire dove questa persona è andata a finire. E come inizia le indagini? Praticamente lui va a casa di questa persona e questa persona non la trova più praticamente. Vede che non c'è e allora cerca di scoprire dove è andata a finire questa persona. Si informa, va in giro, va dalla sorella, la sorella e chiede spiegazioni, sapere dove è andato a finire, che cosa faceva, che posti frequentava. E così inizia le sue Le sue indagini indagini. insieme alla sua assistente. Chi è la sua assistente? Sì, Margaret Descriviamo anche Collins. lei. Come si trova ad incontrare la sua assistente? Lui lo incontra nel libro Nel libro precedente. precedente si incontrano, si conoscono praticamente per un caso fortuito. Come è accaduto che si Che sono lei praticamente incontrati? ha perso questa borsetta, allora è andata a chiedere aiuto a lui, non sapendo che era Che un fosse investigatore. proprio un Eh no, perché non lo investigatore. poteva sapere. Che lui non ha detto sono un investigatore privato. È stato un caso fortuito che si sono conosciuti. Come Quasi come se si dovessero incontrare e se basta. fosse il E destino che avesse voluto farli incontrare. tornando un attimino, ripercorrendo il romanzo precedente, anche perché questa è una nuova inchiesta, perché per l'appunto ce n'è stata una precedente, sempre lui il Sì, è protagonista. Che sempre lui il protagonista, sono sempre a Londra. cosa accade? Sparisce questa persona. Anche nel precedente c'è sempre una Sì, sparizione. sparizione, poi omicidio, furti, quel genere di cose lì che ci sono nei gialli. E quindi anche in quel caso lui inizia insomma un'indagine. Esatto. Ma qual è la sua caratteristica? Che cosa lo caratterizza Intuizione logica. particolarmente? E non solo, tu mi dicevi che ci sono anche degli aspetti comunque caratteriali, degli aspetti che ne danno comunque un'immagine Sì, particolare. dà un'immagine particolare. E quali sono? La struttura fisica, il suo modo anche di muoversi anche scattante e pronto sempre a indagare, cioè nel senso mai fermo praticamente, una persona molto un po' come me, movimentato, che si muove sempre, che non sta mai fermo. E per l'appunto come te, quali sono le cose che lo caratterizzano che sono più similari a te? Il modo di ragionare, il modo di ragionare. L'altezza è il modo un po' di guardare, un po' così spensierato. Ed è anche, non so, un po' signorile, no? Nei modi di Sì, fare. gentleman, come si dice a Londra. Tu anche sei un po' gentleman? Sì, adesso da quando sono fidanzato sì. Non Ah, bene, sono sempre quindi stato così io. sei sempre stato così, per cui Sì. è così che hai conquistato la tua donna. Sì. Ah, che bello! Anche perché sei fidanzato da poco. Eh sì, però per me 5 mesi sono tanti.
Ah, tra l'altro, ragazzi, viva poi quando si dice social network, perché il nostro Alessio ha conosciuto proprio la sua attuale fidanzata sui social network e grazie al suo essere un gentleman l'ha conquistata. È così che è andata. Che Sì, esatto. cosa le vorresti dire? Dai, approfittiamone che sei qui nell'intervista. Che l'amo tanto, che oggi è il nostro anniversario di 5 mesi. Sì. Che bello, proprio oggi. Peccato che non sia qui. Purtroppo, Vabbè, è stata mala l'influenza. Adesso ho ripreso, poverina. fortuna. Vabbè, vedrai che ti starà guardando sicuramente perché siamo in streaming, per cui certamente ti Non ho starà mai fatto queste guardando. cose io. Non ho mai fatto. No, No, la prima volta. mai. Mai. Ma è la prima volta che ti innamori così tanto. Allora, chissà che magari questo Ma anche andare in amore. televisione, dirlo così non è facile. Assolutamente no, vedrai che magari, anzi, siccome tu prendi un po' spunto anche da alcuni personaggi reali alle volte. No, no, io non prendo spunto, io li creo così proprio. Io non prendo Così arrivano spunto. dal Sì, nulla. mi viene proprio l'idea così a me. Non può essere che adesso ti possa venire anche un romanzo romantico, visto e No, non credo considerato. perché No, comunque non ci non è nelle riesci. mie caratteristiche. Comunque tu ami sempre questo Sì. genere. Ami questo genere perché hai sempre letto tantissimo. No, Che perché mi cosa ha sempre appassionato leggevi? l'investigazione. Che cosa leggevi oltre Sherlock Ercole Poirot. Holmes? Ci sono anche delle sfumature di Hercule Poirot qui, oppure No, soltanto tutti di Sherlock? Sherlock Holmes, Poirot non c'entra niente. E quali altri libri leggevi? Oppure hai visto anche dei telefilm, se non vado errato? Guardavo l'ispettore Derrick, tedesco. Comunque ami sempre questo genere un po' vintage. Sì, da sempre. Ti Sempre caratterizza. stato così io. E quando scrivi, non so, ci sono dei momenti particolari in cui preferisci scrivere? No, io scrivo, sì, dipende, magari quando i momenti che sono, ma difficilmente io sono uno che scrive, prende carta e penna e scrive. Non ho bisogno del momento. Quando ti arriva, Sì, insomma, quando il mi arriva personaggio l'ispirazione, in quel momento esatto. inizia a scrivere. Stai già scrivendo anche il prossimo? Adesso lo devo iniziare a scrivere. Adesso prendo carta e penna e comincio a scrivere le prime bozze. Basta prendere carta e penna perché tanto ce l'hai già in Sì, perché ho già mente. l'idea. Prendo un po' spunto anche dai libri che ho letto. Di recente che cosa hai letto? Adesso più niente, Ah, ultimamente. ok. Anche perché immagino tu non abbia molto tempo, No, insomma. perché adesso la ragazza devo un po' cercarmi un lavoro e boh, Beh, sei fidanzato, no? sistemarmi. Caspiterina, già stai pensando anche a sistemarti, sarà Eh felicissimo. sì. Quando scrivi, che cosa, non so, senti un trasporto, senti un'emozione, senti che ti viene una fantasia particolare, qual è l'emozione che senti quando scrivi? Fantasia. Ma ce l'hai da piccolino? L'ho sempre avuta. E prima come la esprimevi? No, non con la scrittura, di certo. Come facevi? Mi hai detto magari facevi qualcos'altro, me Sì, l'hai magari raccontato prima. disegnavo, magari non so, facevo delle cose un po' strane, magari. Che cosa vorresti che arrivi al lettore? Un messaggio, non so, un messaggio intrinseco anche nelle righe del libro. Cioè un qualcosa che ti piacerebbe far arrivare al lettore? Un sentimento, una rivalsa, un senso di giustizia? Che cosa? Niente particolarmente. Nulla in particolare. Bisogna scoprirlo leggendo il libro. Beh, hai ragione. E non ti va neppure di dire qualcosa a chi ti sta ascoltando da casa, oltre naturalmente la tua fidanzata? Benissimo, Saluto mia madre, che si chiama Gemma. E e mio fratello Mario. allora facciamo un saluto a loro e io invece ti auguro un arrivederci a presto. Grazie a te. Ciao Alessio Beardo e una nuova inchiesta. Grazie.